riflettori ancora puntati su Scordia, dove a margine della cerimonia di intitolazione del PTA Pina Cavalli, il vescovo della diocesi di Caltagirone, Monsignor Calogero Peri, rivolgendo l'attenzione della Chiesa alla guerra che sta destabilizzando il mondo, ha lanciato un messaggio di pace affinché cessino le ostilità. È drammatico in questo momento poter dire parole di pace, ma noi dobbiamo dire, perché devono essere sempre più forti dei venti e del rumore di guerra, soprattutto in un momento in cui sembra che l'unica soluzione sia data alla forza delle armi e non alla forza della pace, alla sua realtà di essere indifesa, ma proprio per questo di essere l'unico futuro dell'uomo. Sul fronte politico-istituzionale, il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, ha invece annunciato le iniziative che sta predisponendo la regione siciliana in termini di accoglienza dei profughi, iniziative che, allo stato attuale, sono in cantiere anche se ufficializzate dal governatore dell'isola. Il capo della Protezione Civile Nazionale mi ha appena nominato responsabile per l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina. Sarà un impegno assai difficile ma anche appassionante. Ancora una volta la Sicilia sarà nelle condizioni di poter dimostrare di essere culla di civiltà, culla di generosità, di solidarietà e di accoglienza. Abbiamo anche pensato di riservare alcuni posti letto nelle strutture sanitarie, soprattutto per i bambini dell'Ucraina che ne avranno necessità, e poi ci stiamo organizzando per trasferire in quella terra così massacrata farmaci a disposizione dei soccorsi e soprattutto della Croce Rossa italiana. Io faccio appello a quanti vorranno collaborare, opereremo d'accordo con le 9 prefetture, con tutte le istituzioni dedite all'assistenza, alla solidarietà, e il popolo siciliano saprà essere vicino al popolo ucraino in uno dei momenti più difficili della storia contemporanea.